Mister, nella finale è tutta lì, l'azione occitana, poi questo ruolo da Vittamino, finale di Pitta, segnato, dici sceglie il legame. Abbiamo ancora un'altra partita. Io purtroppo nella vita non mi fido di nessuno. È chiaro che adesso dipende solo da noi, diciamo francamente. Il sorpasso che abbiamo fatto domenica scorsa ha dato la possibilità a noi, con la vittoria qui, il campionato è finito, ma con un'altra giornata, quindi non diamo la possibilità ad altri di potersi superare. Un campionato direi straordinario quello nostro. Per come siamo partiti, per i punti di penalizzazione, per gli ostacoli superati, per le polemiche ricevute anche dopo qualche sconfitta, soprattutto essere partiti in ritardo, era inimmaginabile, perché insomma quando ci si riunisce il primo giorno, il 16 di luglio, e si inizia la preparazione il primo di agosto con pochissimi elementi, sapevamo un po' le difficoltà iniziali e le abbiamo viste, tanti esperimenti iniziali, poi dopo quel secondo tempo di Cincinnati in casa abbiamo cambiato registro, abbiamo rischiato un attimino, siamo andati contro, a volte anche contro il nostro modo di pensare, rischiando, e forse quella è stata la chiave del proseguo del nostro campionato. Pochissime sbavature, 11 vittorie fuori casa, 22 vittorie su 33, 11 vittorie fuori casa su 17 sono numeri importanti. Miglior attacco, una delle migliori difese, direi insomma un grandissimo campionato, questo è un gruppo che è partito, ripeto, con tante difficoltà, può darsi che non è la squadra più fuori del campionato, lo sappiamo tutti quanti, però ci ha messo quella voglia e quella forza nei momenti decisivi. Ha avuto il merito di crederci questa squadra, che è la cosa più importante probabilmente, cosa che non ha fatto la Nocerino per esempio. Guarda, noi non abbiamo mai guardato la classifica, perché se guardavamo la classifica eravamo già persi in partenza. Abbiamo chiesto ai ragazzi di fare vittorie su vittorie, siamo andati a vincere a Trastevere che non era facile, tantissime vittorie di seguito, avevamo anche gli impegni di Coppa Italia, quindi insomma non potevamo sbagliare niente. Forse l'unico neo di questa stagione è stato quel 19 aprile, perché ci tenevamo tutti a fare quella finale del 20 maggio a Firenze, però diciamo francamente quello era soltanto per un discorso di ripescaggio, di punteggio e della competizione della Coppa Italia che ci tenevamo. Però andare direttamente insomma ci facilita un attimino, siamo ancora più contenti. Sulla partita Bisceglie è sceso in campo un po' contratto, probabilmente sentiva di più. Ma guarda, le pressioni sono tante, anche domenica scorsa col Ciampino, quando, a parte che questa è stata l'unica domenica che abbiamo guardato in casa nostra, perché tutto il campionato abbiamo rincorso, quindi pensavamo a noi sul campo a vincere, poi pensavamo alla Nocerina, al Gravina, al Trastevere, a Nardò, a tutte le altre squadre. Dopo domenica abbiamo pensato soltanto a noi, perché dipendeva solo da noi, quindi mentalmente abbiamo veramente consumato tantissime energie mentali, proprio perché stavamo su altri campi. Oggi stavamo qui, dovevamo vincere, non era facile, anche perché insomma questo è un campo difficile, una squadra che è partita con grandissime ambizioni, un pubblico che lo dico io insomma di categoria superiore, una piazza importante, quindi non era facile, abbiamo rischiato anche di prendere gol in alcune occasioni, però ecco, forse nell'arco delle 34 partite quel pizzico di fortuna ci ha accompagnato nelle ultime partite, soprattutto dopo quel gol di Herculano, quello sarà secondo me l'ago della bilancia, quello che ci ha fatto capire essenzialmente che potevamo farcela. Altrimenti c'è il rischio, il pensiero a chi è andato? Il pensiero è sempre... Ma guarda... la mia vita privata forse pochi la conoscono. Io ho perso una figlia di 12 anni, 9 anni fa, e quindi ho avuto quella forza di andare avanti. Ci sono altre domande? Crepi lupo.